Ma sto vomitando nel bagno, si sente male. E poi ho sentito dei messaggi. Come sta vomitando dei messaggi, Ludo? Alla nausea da diversi giorni. Quanto è difficile questi compiti, ma poi quanti compiti danno? Che noia! Aurora, mi vieni a aiutare! Aspetta! Dai, non li so fare senza puntini! Arrivo, aspetta un attimo, lo sto cercando una cosa! Così... Aurora, se domani mi fai prendere un 4, mi arrabbio! Non posso darti un 4 alle elementari? Arrivo 5, ma dai, dimmi che dai! Dai, ti prego, vieni! Eccomi qua, dai! Ti serve la mia mano? Allora... Ma è semplicissimo! Come si fa questa? Allora, fatto io... Che belli compiti dell'elementare! Voglio ritornare al passato! Io faccio questo, okay. E tu fai questo, che si fa da solo, capito? Sludo, ma non è che adesso io... Cioè, non è che ti posso fare io i compiti! Tu sei grande... Sola. Dai, no. Ti do qualche aiutino, Dai, adesso devi fare bravi e poi su. No, Ludovica. Hai sbagliato, Ludovica, guarda, ti faccio vedere io. Deve essere allineato. Guarda, così, guarda. Così. Vedi? Così. Vedi, questo deve, cioè, questo punto deve andare con questo. Adesso devo fare così. Il punto deve essere proprio collegato al punto, capito? Vai, rifacciamo la Ludovica. E tu sei bravo, dai. Vai, rifai. Guarda, dove devo partire? Oh, guarda qua, ti faccio il punto. Qua è il punto, no? Da cui inizia. Devi arrivare qua. Capito? Questo. Basta, sono stanca. Facciamo qualcosa. Ok, dai, su, che cosa vorresti fare? Vorrei scambiare popolo. Ma io in realtà sono un po' in vena di fare uno scherzetto. Tu? Ci sto. Uno scherzetto un po' particolare. Sì! Sì! E chi sta ridendo? No. Allora. Ok. Va bene. La vita di quasi finita, dai. Aurina, stai aiutando a Ludo? Sì. Bravo. Ok, brava Ludo. Brava, mamma sarà molto fiera di te. Bravo. Cos'hai? I tuoi compiti dove stanno? No, a te, papà. Ad Aurora. Ah, con me stai parlando? Scusa, che mica sono i compiti delle medie. Forse stai parlando con qualcuno, con me. Dov'è il tuo zaino? Questo è il mio quaderno di musica! Non fare queste facce! Perché guarda, c'è scritto Ludovica! No! E pure qua, ho fatto no. Stamattina, no, e no, poi qua è questo, sì, e poi la data, hai capito? E poi quelli di mia mamma. No! E c'è allora. No, perché io i miei compiti li ho già finiti, l'ho fatti prima! Guarda che dopo arriva mamma, Se veramente non hai finito, sì? Lo sai che mamma si arrabbia, Dopo se la prende con me. E io voglio stare tranquillo, ok? Sì, ma io non ho fatto i compiti. Sì che lo fa. Sì! No! Questi sono tutti miei. Ma no, ma ce li ho fatti di spagnolo. Perché tua sorella stava facendo i tuoi compiti? No. Perché stava facendo i tuoi compiti? No, se lo guarda, io stavo praticamente... L'hai detto tu? Stavo praticamente la prof ci ha detto da... Vabbè, comunque va, dove mi raccomando. La prof ci ha detto di disegnare una candela e stavo No, mi ripassano queste scuse, stupidi. Vabbè. Sono la caccarella. Tu come sei messa? No, Ludovica. Sì, no. Dani.
Sì, stanno facendo i compiti. Sì, era quasi finito, ho visto io. No, che cos'è questa cosa? Ehi, ha chiamato mamma, sta venendo. Ah, sta venendo? Auri, facciamo una merenda, sono stanca. Effettivamente. Ma ti ho detto che... Cioè, prima che arrivasse papà, io ti... avevo detto che... io voglio fare uno scherzo! Molto! Ti arrivi tu. Sì, però non è che deve essere spaventoso. Ecco, deve essere un qualcosa, però... dobbiamo pensare un po' allo scherzetto da fare, ma per questo c'è bisogno della centinaia. Ecco il nostro agente! Agente, praticamente dobbiamo fare uno scherzo. Anzi, io e lui dobbiamo fare uno scherzo, ma non sappiamo quale. Tu hai qualche suggerimento, qualche scherzetto in... che è Leo? 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 Scusa? Ti do nell'orecchio, mi raccomando! Ma sei un genio, fratello! Allora, oh, madonna, Ludovica, Leo è un genio, il nostro fratellino! Allora, io, Leo, ha detto, proponiamo di fare un bello scherzetto, ovvero che io ho preso a scuola un bel 3. No, avevo un'idea! Facciamo che tu sei diventata incinta! Che cosa? Sì, perché ma... questa è un'idea favolosa! Dai, però come la, come la strutturiamo? Perché, mamma, ti ricordi che ci ha fatto lo scherzo che era incinta? Ho una cosa importantissima da dirvi. Dici? È una questione alquanto delicata, ragazze. Sono incinta. Io! Un'altra sorellina no. La voglio avere! È vero! E ti ricordi che appunto papà qualche giorno fa ci ha fatto uno scherzo che dovevo andare all'estero a lavorare? Sapete che papà ha giocato sempre a calcio, adesso papà ha ricevuto una proposta molto importante, una squadra molto importante. Papà deve andare ad allenare una squadra molto importante all'estero e non posso rifiutare. Il calcio è più importante di noi? Voglio capire. Papà vuole andare lì perché vuole dare un futuro migliore. Però hai detto che non torni più. Esatto. Benissimo. Quindi adesso faremo uno faremo uno scherzo proprio, guarda. Chi li farà proprio spaventati, no? Mamma, papà, fatemi un attimo sapere. Tipo, faccio un po' di sole qui. Mamma, papà, fatemi un attimo sedere! E vedranno quel pancio! Lo facciamo con un cuscino! Cuscino! No. Ma il pancione col cuscino sembra... perché i nostri cuscini sono quadrati! No! Però abbiamo un cuscino rotondo! Andiamo, Leo! Grazie per il consiglio! Anche se tu non ha funzionato... Ti ha dato io il consiglio! Adesso è arrivato il momento di vendicarci! Hai ragione. Vieni, prendiamo il cuscino che inizia. Andiamo. Ludo, però adesso no, pensandoci bene, se io già mi faccio vedere con un pancione gigante, non ci crederanno, perché una signora che è incinta, pian piano la sua pancia aumenta, quindi all'inizio ce l'ha un pochettino... ecco, un pochettino grassottella, diciamola così, ma non proprio gigante. Ludo, dobbiamo trovare qualcosa che mi faccia bene il pancione. Ma che cosa? Qua, bambole, bambole! Questo! Brava! Dammi! Sì. Ok. Sì, dai, così. Aiutatemi, sono incinta, ragazzi. Ok, Ludovica, tipo farà così, guarda. Aiuto, aiuto. Però ovviamente me lo devo mettere sotto la maglia, è logico. Perfetto, quindi trasformazione 3, 2, 1. Ecco qua. Va bene? Sembra credibile? Dico, guarda, ho un bel pancione. Sì, ma mi sembra che è troppo grande, perché sennò non ci credono così tanto. E allora non lo devi fare senza pancia, poi questo e poi quello grande, perché la pancia deve crescere. Allora devo toglierlo? Sì, essere così. E poi ti metti questo e poi metti quello grande.
Non penso. Lo sto capendo, ma senza pancione come facciamo allora a fare lo scherzo? Diciamo che stai vomitando nel bagno che è perché ti sta crescendo la pancia. Io me lo sono tolto, mettiamolo qua. E poi ti metti quello grande, no? Quello qua e poi quello grande, così diventa più incredibile. Nordo, ma lo scherzo non deve durare fino all'infinito, deve essere corto. No, tantissimo, ma... Allora, fammi pensare bene. Allora, adesso io manderò dei messaggi a Maya, nostra cugina, e poi tu li farai vedere a papà e mamma. Ok. Dirò a Maya che io sono incinta. Maya, sono incinta, così almeno Maya entra anche lei nella parte. Ok? Regole principali per fare uno scherzo. 1. Non ridere. Vieni qua. Maya, io ti devo dire una cosa. Diciamo che praticamente cioè io non so se dirtela o meno, però faccio molta fatica a dirti questa cosa, a confessarti questa cosa, perché non è proprio una cosa molto bella, cioè perché praticamente diciamo che non è una cosa bella, perché ecco, esserlo all'età mia non è proprio il massimo. Comunque te lo dico, sono incinta. Sono incinta. Mi raccomando, non dirlo a mamma e papà. Ciao, ciao. Ludo, e per rendere più credibile la cosa, ho preso anche un bellissimo test di gravidanza dal Centro delle Medicine. Però, aspetta, c'è un però. Io ovviamente non è che farò veramente il test di gravidanza, lo farò per finta. Praticamente qua, vedi, no? Che una linea rossa vuol dire che il test è negativo e non incinta, appunto. E due linee rosse vuol dire test positivo e incinta. Le linee sono rosse. Io ovviamente non è che posso fare veramente il test di gravidanza. Ci servirebbe un pennarello, una matita, un uniposca rosso. Qualcosa, forse qua. Le mie cose o qualcosa. Eccolo. Dove? Bravo, Ludo. Ma è nuovo pure. Ludo, tu intanto vai a prendere le nostre ecografie di quando eravamo piccoline. Vedi là nella cassetta delle medicine, non lo so, no. O nel cassetto, vai a vedere. Ok, ci penso io, vado. Allora questo non farlo vedere. Ho in mano un test di gravidanza. Anzi, solo a tenerlo in mano questo coso. Ok, adesso. Ok, allora, mi raccomando, devono essere perfette queste linee, perché eccomi. Ludovica, ho preso le frutta. Brava, fammi vedere. Oh, mamma mia! Aspetta, ma questa qua sei tu o io? Tu. Devo ancora capire. Io? Oh, io ero nella pancia di mamma. Ok, adesso. Concentriamoci. Sembra vero? Ragazzi, non toccare, perché. Dammi. Ludovica, no, si deve asciugare. No. Ludovica! No, non devo toccare. Sembra vero? Ma sì, dai, la perfezione non esiste. Andiamo. Dobbiamo nascondere queste cose. Sì. Nascondi le cose. Papà. Che è, Ludo? Non so. Ma raga, sto vomitando nel bagno, si sente male. E poi ho sentito dei messaggi. Come sta vomitando dei messaggi, Ludo? Com'è dei messaggi? Cacchi i messaggi, cosa? Non senti. Ma è lei che sta... Sì! Madonna, fammi vedere. Ha la nausea già da diversi giorni. Allora? Stai bene a papà? No. Come no? Puoi aprire? No. Scusi, no. Come no? Allora? Auri? Puoi aprire per piacere? No, non può! No. Come non può? Sta guardando la sento che sta... È chiusa a chiave! Non si sente bene! Auri! Allora? No, papà, poi ho trovato dei messaggi strani sul suo telefono. Vieni, guarda! Papà, vieni a vedere! Udo, ma come messaggi? Vomito, nausea? Ma io non sto capendo niente, ma guarda, che sta succedendo? Io ti devo dire una cosa. Non so se dirtela o meno, però faccio molta fatica a dirti questa cosa, a confessarti questa cosa.
perché non è una cosa molto bella. Comunque, te lo dico, sono incinta. Eh sì, sono incinta. Cosa? Incinta. Sì, incinta. Incinta. Ma come incinta? Ma come incinta? No, mi sento male. Madonna. Sta vomitando perché sta crescendo la pancia. Incinta. 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 Allora. Ludo, ascolta papà. Ma è vera sta cosa? Sì. Ma chi la sente a mamma? No, no! Ah, ma già mi sento male. Non quella. Mi sento male. No! Allora apri sta porta. Che non parla, non parla adesso, perché ho sentito, non parla. Allora apri sta porta immediatamente. Che è sta storia che sei incinta? Ho sentito il messaggio, Cosa? Spiegare. Non devi spiegare niente, che è sta cosa? Che sei incinta? È uno scherzo, Fredo, no? Non è uno scherzo? Allora sto molto arrabbiato, mi sto arrabbiando. Cos'è sta storia? Allora parla, che è sta storia? Allora, andiamo di là, Dove di là? Dove? Di là. Che roba è questa? Incinta, eccola qua. Questo va bene, non è niente, chiudi. No. Lascia! Chi è questo? È il suo bambino, è il suo bambino nella pancia, proprio lì. No, questo qua non è niente. Come il bambino nella pancia? Chiudi, non è niente. Allora basta! Mi sto arrabbiando! Che è sta storia? Chi è questo? Che cos'è questo? Questo è il suo bambino! Papi, posso spiegare? Ma che devi spiegare? Che è sta roba? Ma capisci che sei... Cioè, ma cos'hai fatto? Spiegami, cos'è questo? È uno scherzo, sì, vero, papà? Dimmi che è uno scherzo, dai, per piacere, no, dimmi. No, dai, dimmi che è uno scherzo, state scherzando, dai! Papi! Papi, è tutto vero, non è uno scherzo. Fa vedere. Basta. Ma questo è un test di gravidanza, vero? Quest'età. È vero? A quest'età? Pure questo lo dimostra. E pure questo è dimostra. No, mi sento male. No, ma chi la sento a mamma che viene? Papà? No. Papà, ma... Papà? Non mi sento male. No, mi sento. Io non volevo essere incinta, ma. Incinta, no, ma no, non vedi che è l'unifosca? Questo l'abbiamo stampato, questo è il pennarello. Questo è il mio di fratello Pico, te lo sei fatto riconosci, mi di fratello Pico. Pennarello. E ma secondo te, io posso mai essere incinta a 13 anni? Se io fossi incinta a 13 anni, già sarei svenuta io. Che cosa? Ludo Sani? Che cosa? Vieni qua. Che cosa? Vieni qua. È uno scherzo. Sono scherzi da fare questi. Senti, il tuo scherzo va all'estero, va all'estero. Vuoi mettere lo stesso che ho fatto io con questo qua che hai? Sì. Perché, non urlare, signorina. Perché tu? Non urlare. Tu è stato peggio del mio. Perché noi abbiamo pianto? Tu non sì. hai pianto. Ma mi stavo sentendo male. Papà, mi stavo sentendo male. Papà, no, adesso scusami un attimo, non devo dire una cosa. Devo dire che tu sei anche un po' stupidino, cioè non vedevi che erano finte le cose. Ma come vi siete permessi di fare questo scherzo? Come? Come? Mannaggia! Come vi siete permessi? Pure tu, signorina piccola, pure tu, Ma come? Mi siete permessa? Thank you.